Sono il responsabile del Dipartimento di Aritmologia ed Elettrofisiologia del Maria Cecilia Hospital. In questo dipartimento si gestiscono i pazienti affetti da aritmie cardiache, tachicardie a carattere parossistico, la fibrillazione atriale, ma anche aritmie maligne come la tachicardia ventricolare e tutte le sindromi genetiche che possono caratterizzarsi per rischio di morte improvvisa, appunto dovuta ad aritmie maligne. Altra caratteristica è quella di identificare pazienti che hanno un bisogno di trattamento elettrico dello scompenso cardiaco, come la stimolazione biventricolare con la protezione col defibrillatore o l'impiantistica di device per correggere i vizi di conduzione elettrica. La dotazione del dipartimento consta di 3 sale tecnologicamente avanzatissime, e in queste 3 sale è possibile eseguire tutta l'attività aritmologica interventistica, con particolare riguardo alla sindrome di Wolff-Parkinson-White, alla fibrillazione atriale con specifiche dotazioni, oltre ai sistemi di navigazione, CARTO, Velocity, e anche la crioablazione, ultima tecnica innovativa nel trattamento della fibrillazione atriale, oltre a sistemi molto avanzati come quelli di monitoraggio elettrofisiologico e in remoto navigazione magnetica che consente il mappaggio preciso delle aritmie e il trattamento con tutta sicurezza per il paziente. Un trattamento particolare eseguito è quello sulla fibrillazione atriale, aritmia che colpisce tanti pazienti e che è un interesse precipuo dell'aritmologo curare con le migliori tecniche possibili. A Maria Cecilia Hospital è possibile, utilizzando le metodiche tradizionali con il sistema di navigazione e di mappaggio, e di recente è stata introdotta anche la tecnica della crioablazione. La crioablazione è una tecnica che, differentemente dall'energia calda utilizzata con la radiofrequenza, utilizza l'opposto, un'energia fredda. Il tessuto elettricamente ammalato che produce la fibrillazione atriale viene trattato con questa energia fredda. L'obiettivo è quello di trattare le vene polmonari che sono la causa della fibrillazione atriale utilizzando appunto la crioenergia. La crioenergia fa in modo di eliminare in maniera uniforme, omogenea e transmurale questi circuiti che sono alla base della fibrillazione atriale. E questo è un campo di ricerca innovativo, molto importante, che ha fatto sì di collaborare insieme all'Università di Bruxelles e in particolare con il professor Pedro Brugada in una multicentrica internazionale che ci vede coinvolti proprio per la specificità di questa tecnologia che sta dando risultati entusiasmanti. Al Maria Cecilia Hospital è stata introdotta un'innovazione tecnologica che rivoluzionerà il trattamento delle aritmie nel pacemaker. È un pacemaker miniaturizzato, piccolissimo, che contrariamente alla tecnica di impianto del pacemaker che prevede nel cuore l'utilizzo di elettrocateteri impiantati tramite una vena della spalla, questo piccolo pacemaker che ha le dimensioni piccolissime viene iniettate tramite una vena di una gamba all'interno della cavità del ventricolo destro, appunto nel cuore. È utilizzato questo pacemaker in pazienti che hanno una fibrillazione atriale a bassa frequenza, cioè quelle nei quali il battito cardiaco è talmente rallentato che se non viene vicariato dalla presenza di uno stimolatore, il paziente potrebbe avere una perdita di coscienza, una sincope, uno svenimento. In questa tecnologia, che è del tutto innovativa, che rivoluzionerà il mondo futuro nel trattamento delle aritmie con presenza di pacemaker, si assiste in un ricovero breve di 2 giorni, si fa l'impianto di questo piccolo device e il paziente già il giorno dopo si alza, può andare a casa e ritorna alle sue normali funzioni.